La chiesa di Sant'Isidio, di Sant'Angelo in Lizzola, è uno dei luoghi storici e culturali del comune di Vallefoglia più importanti, sicuramente. Quindi il poter inaugurare sabato 19 alle ore 17 questo museo per noi è motivo di orgoglio. Sono 32 tele complessive che sono all'interno della chiesa, in questo caso sono state recuperate 12 dipinti, grazie al contributo della regione, fondi anche del comune, quindi ringraziamo anche il consigliere Biancani per il contributo. E vedremo come gestirlo, insomma, tenere aperto questo museo tramite giovani del posto, la Proloco, eccetera. E va a chiudere un cerchio, un anello con altri luoghi storici del comune. I nostri borghi sono importanti, Sant'Angelo in Lizzola in primis, con la Fonte dei Poeti, la chiesa di Sant'Egidio, oltre che col bordo il museo Giovanni Santi, Montefabbri, conosciuta come uno dei borghi più belli d'Italia. Diventa una presenza, diciamo, culturale in uno dei centri più importanti, perché Sant'Angelo in Lizzola è la patria di Giovanni Branca, di Giulio Perticari, di Terenzo Mamiani, Costanza Monti, e quindi grazie a questo accordo con la famiglia Cacciaguerra possiamo inaugurare anche un museo che è dentro quella chiesa, in una parte della chiesa, e che si possono vedere nel loro splendore tante di quelle opere d'arte importanti di un pittore molto noto come Venanzi. Volevo ringraziare mio babbo, Giancarlo Cacciaguerra, che è venuto a mancare qualche giorno fa, che ha permesso tutto quanto. Purtroppo non è potuto essere presente, ma noi ce l'abbiamo nel cuore e sappiamo quanto lui ci teneva a questa inaugurazione. E in questi ultimi 30 anni ha dedicato tantissimo tempo, energie fisiche ed economiche alla possibilità di inaugurare questo luogo. E ricordiamoci che la Chiesa fino al 1945 non ha avuto la possibilità di essere, cioè, rimasta bombardata, eccetera. Poi dopo, nel 1990, mio babbo è ritornato da Roma e ha avuto la possibilità di prendere in mano questo luogo e farlo diventare quello che adesso sarà ed è il museo di Giovanni Battista Venanzi, questo pittore molto importante della storia di Pesaro, dove nasce e muore sempre a Pesaro, dove ci sarà un importante patrimonio che, grazie alla collaborazione della città di Vallefoglia, del sindaco Uchielli, di tutta la provincia, ha potuto diciamo, nascere e dare la possibilità a tante persone di visitare questo luogo, che deve essere un luogo dove le persone vengano e attingano quella cultura che è giusto che sia patrimonio di tutti.